Siamo nel cuore di Bellante Paese, siamo con il riconfermatissimo sindaco di Bellante Giovanni Melchiorre. Insomma, forse un po' di ansia all'inizio, ma poi col passare delle ore si è consolidata una forza confermata anche da questi ultimi dati parziali. Non sono definitivi, ma la forchetta, la forbice è troppo ampia, quindi ancora un mandato per lei. Sì, ancora un mandato che ci responsabilizza molto rispetto anche a quello che è l'esito elettorale. Siamo quasi al 65% di consensi su tre liste, penso che sia un risultato che va oltre le nostre più rosee aspettative. C'è un obiettivo da centrare già nei prossimi giorni, perché ovviamente lei viene dal precedente mandato, su cosa deve continuare a lavorare questa amministrazione? Ma le criticità maggiori che abbiamo riscontrato parlando con la gente in campagna elettorale riguardano la manutenzione ordinaria del territorio e su questo continueremo a lavorare, così come abbiamo già iniziato a fare. La gente ha capito anche quali sono le difficoltà che abbiamo incontrato e ci ha premiato con un risultato direi a dir poco eccellente. Sindaco, i ringraziamenti ovviamente li farà nei prossimi giorni, ma il primo, quello che vuole dire pubblicamente davanti alle nostre telecamere, qual è? Chi vuole ringraziare? Ringraziamento ovviamente a tutti coloro che ci hanno sostenuto, anche a coloro che hanno lavorato alla campagna elettorale, il ringraziamento più grande alla mia famiglia, mia moglie e mia figlia che hanno sopportato tanto in questi ultimi 5 anni e dovranno purtroppo continuare a farlo nei prossimi.